Siamo dati Gesù e Maria. Allora, fratelli e sorelle carissimi, comincia oggi un nuovo anno civile sotto l'insegna della Madre di Dio. Oggi è la sua solennità, questa è la prima celebrazione della Chiesa in questo nuovo anno. Tutti sappiamo che ci lasciamo alle spalle un anno duro e travagliato, che certamente sarà ricordato a lungo anche sui libri di storia. E iniziamo questo nuovo anno in un clima di perdurante incertezza. Vorrei una comunione di Natale con voi. Ho cercato di stimolare, di sollecitare alcune doverose piste di riflessione. Vi ricordate? La comunione di Natale era: un conto è quello che accade, un conto è quello che succede, cioè cosa sta succedendo dietro questa serie di fatti brutti e dolorosi che stiamo vivendo. Quindi un tentativo di lettura dentro un orizzonte di fede, cercando di capire cosa sia realmente successo al di là di quello che è accaduto, quindi quali suggestioni, inviti, richiami possiamo e dobbiamo cercare di trarre dai dolorosi eventi occorsi nell'anno passato. Ecco, la celebrazione odierna, a mio avviso, offre ulteriori spinte di riflessione, ma stavolta non tanto chiavi di lettura, ma spunti, potremmo chiamarli, terapeutici, cioè cosa fare per interiorizzare, valorizzare, uscire da certe gambe, no? Percorsi per accelerare appunto i processi di uscita e soluzione da questa, così come da ogni crisi, perché per noi cristiani c'è sempre una soluzione, ma soltanto avere la pazienza di trovarla, c'è sempre speranza. Allora, partiamo dalla festa di oggi. La Madonna è Madre di Dio. Mamma mia, una creatura che possa fregiarsi di questo titolo era inimmaginabile. Perché la Madonna è Madre di Dio? Dio non aveva bisogno di una donna per diventare uomo. La Madonna è Madre di Dio perché Dio ha voluto nascere così, ha voluto servirsi di una madre. Quindi lei è madre di Dio per una libera disposizione dell'Eterno, perché ha voluto prendere una natura umana, non creandosela da se stesso, cosa che poteva tranquillamente fare, ma plasmandola dentro un grembo e un seno purissimo e senza macchie, dentro una creatura in cui Dio stesso aveva riversato tutte le perfezioni create, possibili e immaginabili. Sapete che i santi dicono: Dio non potrebbe fare una cosa più santa e più perfetta di Maria, non perché non sia onnipotente, perché in Maria ha già dato il massimo. Anche Dio, capite? Cioè, più di quello in una creatura non lo poteva fare. Dentro di sé Dio può fare tutto quello che vuole, la sua maestà infinita, ma creando una cosa, cioè può riversare il massimo dei massimi, il top concepibile e immaginabile, l'ha già fatto. Ecco, attenzione che da quei tratti, perché Gesù gli assomiglia a Maria, non soltanto fisicamente, voi sapete che noi dai nostri genitori prendiamo anche i tratti temperamentali, noi gli assomigliamo un po' nel carattere ai nostri genitori, quello si eredita. L'anima la crea Dio, ma il corpo e il temperamento, diciamo, psichico, noi lo ereditiamo. E Gesù assomiglia a Maria, quindi ha voluto diventare uomo prendendo quei tratti dell'umanità da questa creatura creata apposta per questo, e poi ha riversato tutte quante le perfezioni. Quindi Dio volle farsi uomo in Maria e per mezzo di Maria. Ora, gli autori spirituali hanno preso sul serio questa cosa. Dice: perché Dio, che poteva farne a meno, ha voluto farsi uomo attraverso questa creatura? Sicuramente, con tutte le cose che Dio fa, dietro questa scelta c'è un messaggio che vuole dare anche a noi. Cioè, per noi poveri uomini, che siamo dei poveri uomini, tutti quanti, spero che tutti quanti, nessuno di noi si consideri niente di più che un povero uomo e una povera donna, o un povero prete, come colui che vi parla. Però noi siamo stati battezzati. Quando abbiamo ricevuto il battesimo, siamo diventati, questo l'abbiamo imparato a catechismo, figli di Dio. Sapete che significa? Chi di voi ha un figlio? C'avete tutti quanti un figlio? Io no, purtroppo. Sarebbe bello anche questo, no? I figli assomigliano o non assomigliano ai genitori? Hanno il cromosoma, no? Li assomigliano.
Che significa che tu sei figlio di Dio? Significa che noi dovremmo assomigliarvi all'Altissimo, dovremmo essere divini, bellissimi. Tutti quanti li assomigliamo un po' a Dio, cose così. Quindi nel battesimo abbiamo ricevuto questo genere che deve svilupparsi. Come facciamo a farlo sviluppare? I santi dicono: Dio si è fatto uomo per mezzo di Maria. Bene, tu ricordi che assumerai tratti divini quanto più come Gesù entri in Maria e attraverso Maria cerchi di santificarti. Dio uomo per mezzo di Maria, noi divini sempre in lei e per mezzo di lei. Ora, attenzione, qui c'è scritto anche un libretto che si trova anche nelle librerie cattoliche, l'unico mio libretto che è stato pubblicato e che purtroppo c'ha un costo, ma si trova nelle librerie, si chiama Le apparizioni di Maria, che è una escursus sulle principali apparizioni mariane che sono tutte riconosciute dalla Chiesa. Ho voluto fare un testo sicuro, d'accordo? Non è dicendo questa non è stata riconosciuta, quindi era la Madonna, non era la Madonna, ma queste sono tutte quante riconosciute, quindi era la Madonna. Un percorso che parte da Guadalupe e arriva al secolo scorso, passa però un momento fondamentale che era il 1830, la data delle celebre apparizioni di Maria di Lubac a Parigi, dove diede la medaglia miracolosa. Oggi è una festa della Madonna, dobbiamo parlare di queste cose, no? E che cosa è successo in tutte queste apparizioni mariane? Non è tanto difficile decodificarlo, è un crescendo. Cosa ha fatto la Madonna? La Madonna ha cercato fondamentalmente, perché capite, il 1800 è un anno significativo, è l'anno dell'esplosione e del compimento dell'illuminismo, già c'era stata la rivoluzione francese, cominciano gli stati atei, il comunismo prima, poi i regimi totalitari e poi adesso i post-totalitarismi, quindi avanti l'economia di mercato libertaria e di fatto atei senza Dio, no? Quindi questo è quello che è successo. Allora la Madonna ha cercato di porre un argine al diffondersi di questo maledetto virus spirituale, perché è stato un virus spirituale oltre a quelli materiali, che si chiama ateismo, che si chiama laicismo, che si chiama illusione, sogno folle di una vita migliore senza Dio. Dobbiamo liberarci di Dio, quindi si campa meglio, abbiamo finalmente il coraggio di scrollarci di dosso tutte quelle stupidaggini che due millenni ci hanno raccontato in preghiera alla Chiesa. Guardate che questo è quello che è stato fatto, eh? Non credo che sia un'analisi, come dire, soggettiva. E che cosa è successo? Tutti sappiamo, il corso è continuato ad avere la storia, no? Quindi, almeno in Europa. E adesso sono caduti i regimi totalitari, sopravvivono da qualche parte. Per esempio in Cina, i regimi comunisti, anche, voi sapete che la Chiesa soffre ancora in Cina, non poco, no? E però, da cosa sono stati sostituiti questi totalitarismi? Dal mito della democrazia, della libertà, del benessere terreno, per carità. Nella democrazia, nella libertà e nel benessere ci sono dei valori, non è che sono dei disvalori, purché queste cose non diventino però l'assoluto della nostra vita. E quindi il mondo occidentale, di fatto, guardiamoci anche oggi in giro, oggi è il 1° di gennaio, non voglio rimproverare nessuno, no? È festa di precetto, capite? Allora, qual è il clima? Il clima è quello di una sorta di ateismo pratico o un neopaganesimo, attenzione, dove Dio, a differenza, voi sapete che i comunisti, non voglio quelli di una volta, insegnavano l'ateismo teorico, cioè tu andavi a scuola in Russia e ti facevano il lavaggio del cervello per cui dovevi togliere l'idea di Dio dalla testa, quindi c'era un combattimento frontale contro la religione e contro l'idea stessa di Dio. Oggi il clima non è così, non c'è questo oggi. Oggi semplicemente Dio non è negato. Cioè, la stragrande maggioranza delle persone anche in Italia dice: io sono battezzato, io ci credo, ogni tanto dico qualche preghiera, quindi questo è il clima. Ma di fatto Dio non trova né posto, pensiamo a Gesù bambino che non trova posto nell'albergo, deve nascere una mangiatoia, né senso. Cioè, che senso c'ha se Dio c'è o non c'è? Che differenza c'è se io oggi vado a messa oppure me ne sto alla casa? Per molte persone, nessuna. Capito? Allora, la rivoluzione tecnologica, poi, la conosco bene, mass mediatica, globalizzata degli ultimi 30 anni, ha completato tale processo. Quindi l'uomo adesso si crede il padrone del mondo e che può tranquillamente fare da solo.
Attenzione che la Madonna aveva dato durante tutto quanto il corso di queste apparizioni continue, molto importanti, si pensi a Lourdes, si pensi a Fatima per fare delle tappe fondamentali, la Madonna aveva dato tutti i rimedi contro il dilagare. Sapete che cos'è questa? Questa è una pandemia spirituale universale. Abbiamo visto quello che è successo quest'anno, no? Ecco, nello spirito, da molto che ha cominciato a diffondersi il coronavirus, da molto, da qualche secolo, siamo quasi tutti contagiati. Quale vaccino aveva dato la Madonna? Per esempio, in ogni apparizione, pregate, 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 pregate soprattutto con rosario, andate alla Santa Messa, confessatevi, da Lourdes a Fatima, fai costruire una cappella. Che la fa costruire a fare una cappella? Che si fa dentro una chiesa? Dentro una chiesa del confessionale c'è l'altare dove si celebra la messa, no? Quindi, poi l'esercizio della penitenza, fate sacrifici, fate penitenze, da praticare come virtù, come strumento per ottenere grazie dal cielo e come mezzo di riparazione. Una grande fedeltà al Papa e una grande una con la Chiesa, Fatima, pregate per il Santo Padre che avrà molto da soffrire. Una vita di fede ben formata, conversione, 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 interiorizzata, coscientizzata, praticata, vissuta. A Fatima, una cosa che ha detto, non certamente in ultima, non in ordine di importanza, anche se vicino all'ordine cronologico, ha detto: consacratevi al mio cuore immacolato, questo sarà il vostro sicuro rifugio in tempi dove il male dilaga. Domanda: che fine hanno fatto tutti quanti i suoi appelli, che peraltro da molte persone sono anche ignorati? Quanti li hanno presi sul serio da quelli che li hanno conosciuti e li hanno messi in pratica? Ora, io penso che abbiamo ancora tempo per ascoltare, accogliere e mettere in pratica. Cioè, siamo ancora, a mio avviso, nonostante quello che sembra, in tempi di misericordia. Il nostro Signore ancora dà tempo ai suoi figli per riflettere, pensare e tornare. Ora, se il 2020 è stato l'anno dell'esplosione della grande pandemia dei corpi, che come ho cercato di dire è un riflesso della più grave e antica pandemia spirituale delle anime, possa il 2021, e questo è il lavoro che io faccio a me e a voi, essere l'anno in cui cominciare ad usare queste armi spirituali consegnate da Maria in persona per far rinascere le nostre anime e la nostra fede. Possano, e concludo, i figli di Dio comprendere che ancor più importante degli antidoti alle malattie e pandemie del corpo è cominciare a usare gli anticorpi contro i virus mortali delle anime, riscoprendo e vivendo la nostra dignità di figli di Dio, cominciandola a vivere grazie all'intercessione e all'opera di colei che Egli, come abbiamo detto all'inizio di questa riflessione, liberamente e volontariamente scelse per mare. E noi altrettanto liberamente e volontariamente dobbiamo deciderci di tornare a Dio attraverso di lei, se vogliamo metterci in salvo, arrivare e al sicuro da tanto male che dilaga. Voi sapete che messo in salvo lo spirito e l'anima, poi il corpo sicuramente avrà i primi anticorpi per combattere anche quello che colpisce anche lui. Ma attenzione, più grave della pandemia dei corpi, qualcuno ci sta cominciando a pensare, ve lo dico da prete perché mi arrivano quelle cose, sono le malattie dello spirito, che sono state molto diffuse e quasi per niente curate. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.